Grazie al violinista Luca Fanfoni, accompagnato da Roberto Codazzi. Anche oggi ci hai portato una personalità d'eccezione. Abbiamo aperto in musica, che cosa ci ha proposto? Di Pietro Antonio Locatelli, Il labirinto armonico, capriccio per violino solo dall'arte del violino. Roberto. Sì, è un onore per noi, credo, quello di ospitare uno dei più importanti violinisti italiani, è stato spalla dell'orchestra della Scala ai tempi di Muti e oggi è uno dei solisti più affermati, che è venuto oggi per presentarci in anteprima un progetto che lo vedrà protagonista da questo venerdì a Genova con il violino più famoso del mondo, quello che Niccolò Paganini chiamava il mio cannone violino e che infatti è conosciuto a tutti come il cannone, che è uno dei grandi violini di scuola classica cremonese, perché è un Guarneri del Gesù del 1742. Ecco, lo vediamo proprio nella foto. Che si trova gelosissimamente conservato a Palazzo Tursi a Genova e loro lo conservano come una reliquia, e la cosa è doppiamente importante perché erano 15 anni che questo strumento non veniva più affidato per un progetto discografico e appunto verrà affidato a Fanfoni questo venerdì per la presentazione di questo disco interamente dedicato a Paganini e per di più con 8 pezzi assolutamente inediti del grande e sul furio violinista che ha rivoluzionato la tecnica del violino. Lui tra l'altro ha eseguito un pezzo di Locatelli che è stato in qualche maniera l'antesignano di Paganini e di cui lui ha registrato l'opera Omnia per violino. Ma sentiamo dalla viva voce del maestro Fanfoni di cosa si tratta e cosa sarà questo progetto che lo vedrà assieme al violino più famoso del mondo. Sì, questo progetto è un ritrovamento di musiche inedite paganiniane. In parte si conoscevano già queste musiche, ma mai registrate, e mai registrate tra l'altro con il suo violino, il cannone. Tra questa serie di musiche inedite c'è una scoperta molto molto importante, la scoperta della parte originale della Mosè, tema e variazioni sul tema rossiniano del Mosè, la preghiera, e l'originale non è mai uscito, è stato perduto. Invece in una biblioteca io e il dottor Danilo Prefumo abbiamo ritrovato la parte originale del Mosè, che è abbastanza diverso da edizioni che ci hanno sempre abituato nello studio e nelle esecuzioni, insomma, ecco. La parte originale del Mosè inizia con un maestoso, poi un recitativo per violino, e sembra veramente di essere in un'opera, assolutamente ottocentesca. Dopo di questo c'è un allegro e finalmente si arriva al tema in minore del Mosè. Dopo, tra una variazione e l'altra, ci sono dei punti orchestrali dove si alternano tra le variazioni e l'orchestra in questa maniera. Diciamo che assume totalmente un altro aspetto questo brano di Paganini, assolutamente diversissimo. In effetti in questa versione è molto similare alla sua concezione del modo di scrivere questi brani virtuosistici per violino, tipo I Palpiti o Le Streghe, ecco, oppure Guzzai the King, questo sull'inno inglese. E in effetti, insomma, il Mosè, come siamo abituati a sentirlo, è tronco, manca di parte. Invece in questa maniera assume una completezza molto, molto interessante. Gli altri inediti che registrerò saranno 3 ritornelli che lo dipingono totalmente in una maniera differente, non più virtuoso, ma il musicista raffinato, camerista. Infatti questi 3 ritornelli sono per 2 violini e violoncello. Li registrerò con mio figlio Daniele e il maestro Simoncini, che è il violoncellista del Quartetto Italiano. Poi ci sono altre composizioni interessanti, come questi 6 preludi per violino solo, o nel frontespizio sono elencati come preludi o monferine, praticamente sono delle danze per violino solo, e sono similari anche a un rondò che suonerò sempre di Paganini, un rondò per violino e violoncello, 20 battute solamente, ma bellissimo. Una cosa molto bella è la riscoperta in una biblioteca a Vienna di un capriccio per violino solo, anche lì sono 21 battute, pochissime,
però è molto particolare come tipo di scrittura, in quanto lui non scrive più a un rigo, ma a quattro righe, uno per ogni dito. Addirittura? Sì, uno per ogni dito. E anche queste sono 20 battute, ma molto molto significativo. Diciamo, e poi, completamente di questo disco, registro il sesto concerto, originale per violino e chitarra. Il sesto concerto è quello che lui scrisse prima del primo concerto in Re maggiore. E dunque lo scrisse all'età di 13-14 anni, la cronaca dell'epoca ne scrive che appunto questo giovinetto Paganino lo suonò ai boschi, nel casinetto dei boschi di Carica di Parma. Infatti lui studiava a Parma e per Maria Luigia suonò questo concerto. E la cronaca di allora della Gazzetta di Parma, che fortunatamente è un giornale così antico ma pieno di storie, di descrizione dei vari spettacoli musicali, come adesso, ne dà appunto una dimostrazione scritta. Con lei abbiamo visto anche un'immagine, non so se si è potuto vederlo alle sfuggita, di lei proprio con sì, il suo violino sulla tomba di Paganini. Questa è una foto che ho fatto quando abbiamo è stato... preso dal suo sito, sì, internet. Sì, perché diciamo questo è stato il primo restauro che è stato fatto alla sua tomba. Lui è sotto il busto, lui è deposto lì. Il corpo, la testa è a sinistra, insomma, ecco. Fui chiamato dal comune di Parma appunto proprio per eseguire delle musiche sue sulla sua tomba. Una cosa particolarissima, il 12 di ottobre, particolarissima è stata quella giornata perché c'era un freddo pazzesco, proprio un freddo, freddo, freddo. E lei freddo. Non era molto vestito, no, c'era il violino a scaldarla. Rispetto a lui, così mi sono messo in frac, mi pare giusto, insomma. E c'era un freddo tremendo e una sensazione particolare, cioè suonare lì con lui, lì vicino. Certamente sono così sensazioni personalissime, però è stato molto emozionante, molto bello. E l'emozione adesso alla vigilia di questo progetto, ci sto pensando di suonare il violino che fu di Paganini, cioè è anche un bello strumento oltre naturalmente sì, al valore storico. Ma io ci sto, in sincerità, proprio ci sto pensando da tempo, nel senso che il progetto è stato presentato già un anno fa, ma solamente meno di 20 giorni fa il comune ha decretato ok. Ma si come fa... avete fatto a convincerlo? È avvenuta solamente da sola, nel senso io avevo ormai perso ogni speranza, invece ho ricevuto una mail, poi una telefonata, mi hanno convocato, presi tutte le musiche che avevo trovato, così via, dice il dottor Gandino, che è il direttore del servizio culturale, dice è un progetto per noi importantissimo e voglio assolutamente mettere un concerto di presentazione di queste musiche durante il concorso violinistico che si sta facendo in questi giorni. E infatti il 6 è il giorno in cui si sapranno i finalisti e io il pomeriggio faccio questo concerto di presentazione. È avvenuto tutto in un attimo, cioè questo dottor Gandino è stato gentilissimo, ha capito l'importanza della scoperta musicologica, musicale e diciamo a violino, diciamo che anche il maestro Carson, che è il curatore fondamentale, che è un liutaio, un restauratore di Cremona, è stato di grande aiuto anche lui, perché anche lui ha capito l'importanza di questa scoperta e ha detto un sì. E si sta preparando in qualche modo particolare? Sì, 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 sì. Perché il violino me lo daranno solamente il 30, cioè il giorno che inizi la registrazione. Il violino ci sono delle regole ferree che assolutamente io mi voglio attenere, nel senso che può suonare 50 minuti e poi un quarto d'ora di stop. 50 minuti e ancora un quarto d'ora di stop, in questa maniera. Non me lo danno prima, dunque io alle 9:30 non ho la violino. Possibilità, no, di provare? No, infatti mi sto studiando, esercitando con questo bellissimo scarampella che è il modello Guarnieri, anche questo, con il petto grande, punticello un po' piatto, tante cose così, perché poi io suonerò il Mosè con la cordatura, ipercordatura, non la cordatura normale che suoniamo, proprio la cordatura originale. Allora mi sto, sì, è tutto totalmente diverso. Chissà che emozione, sono emozionato. Sì, no, più che altro sono molto emozionato di averlo in mano, quando l'avevo in mano, insomma, ecco, ci dormo poco. Insomma. Roberto? Sì, poi ce lo verrà, spero, a presentare qui una volta che il disco sarà pronto, magari e uscirà per l'etichetta Dynamic di Genova. Sì, sì, sì. Ce lo verrà sì, qui a presentare da con noi. Con piacere, sì. E ci sì, verrà sì. a raccontare com'è andata. Tra l'altro questo violino è 15 anni che non viene usato, proprio non lo danno.
perché per preservare... Verrà naturalmente assolutamente... suonato tutti i giorni come fanno? No, non viene, perché per esempio la collezione dei violini di Cremona? Il maestro Carson non vuole assolutamente, perché? Vi spiego, questo violino in canone ha il manico originale. Non è cambiato, dunque il nostro sudore purtroppo l'uso come prima, un attimino si mangia. Però quello che si dice sugli Stradivari del Museo di Cremona, che invece vengono suonati tutti i giorni. Ci sono due linee di tendenza, però bisognerebbe davvero fare un dibattito apposta. Nel senso, sono proprio due linee opposte, a Genova non si tocca, a Cremona viene suonato tutti i giorni. Però Cristina considera che c'è un famoso Stradivari che non a caso è soprannominato la Bella Addormentata, che è rimasto per 70 anni. Chiuso in un armadio, oggi è in possesso di una famosa violinista che si chiama Isabel Faust, e poi ha ripreso brillantemente il suo suono straordinario. Questo a dimostrazione che anche la teoria di chi non necessita della conservazione continua e quotidiana è altrettanto valida come la prima. Ci sono scuole di pensiero. Sono strumenti unici, irripetibili, sono dei capolavori, come dire la Gioconda, cioè o la Pietà. Cioè, assolutamente vanno, a mio avviso, preservati. E allora Luca Fanfoni con la sua Gioconda prossimamente. Grazie di essere stato qua con noi. Grazie a Roberto Codazzi, come sempre, di averci portato una chicca del patrimonio musicale italiano. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante. Torneremo con altri ospiti tra pochissimo. Thank you.